Buona giornata. Sono Paola Negri, docente di matematica di una scuola secondaria di primo grado. Durante questo webinar, dal titolo È logico, il laboratorio di logica a scuola, vorrei raccontare in modo molto semplice un'esperienza. Una delle tante esperienze che fanno parte della nostra storia di insegnanti. Dividerò il racconto in due parti. Nella prima parte cercherò di illustrare brevemente il contesto in cui questa esperienza si è realizzata, si sta realizzando attualmente e quali sono state le motivazioni che l'hanno sostenuta. Nella seconda parte cercherò di mostrare in concreto alcune attività che vengono proposte ai ragazzi durante questo laboratorio. Naturalmente, al termine della presentazione, sarà possibile porre delle domande o semplicemente anche scambiare qualche opinione attraverso la chat online. Il contesto. Da circa 10 anni insegno in una scuola secondaria di primo grado di un paese della provincia di Milano. È la sola scuola secondaria in un paese di circa 7.000 abitanti. Il numero degli alunni varia dai 230 ai 260. Questa scuola praticamente da sempre funziona con 3 rientri pomeridiani. Prima si svolgevano le cosiddette attività integrative, poi si è passati al tempo prolungato, ora, dopo la riforma, la scuola offre un curriculum potenziato a 33 ore settimanali. Questo va un po' controcorrente perché nella provincia di Milano e soprattutto nei paesi limitrofi quasi tutte le scuole secondarie di primo grado funzionano a tempo normale, tranne qualche rara eccezione. Il nostro collegio docenti invece ha sempre sostenuto questa scelta, non solo per mantenere l'organico, ma soprattutto perché è presente un gruppo di docenti che davvero ha creduto nel potenziamento dell'offerta formativa e di conseguenza lavora per fare in modo che si possano offrire laboratori di qualità. Le famiglie continuano così a scegliere il curriculum potenziato e anche quest'anno su 4 classi prime, 3 funzionano a curriculum potenziato e una a curriculum misto, una decina di alunni a curriculum potenziato e gli altri a tempo normale. Se qualcuno desiderasse avere qualche informazione relativamente all'organizzazione dell'offerta formativa, potremmo poi parlarne nella chat. Da circa 10 anni, quindi, uno dei laboratori proposti nel curriculum a 33 ore è il laboratorio di logica. Viene offerto in classe seconda per tutto l'anno scolastico. Perché un laboratorio di logica? Vorrei raccontarvi un po' quali sono le motivazioni che ci hanno portato a progettare un laboratorio simile. Premetto che laboratorio di logica potrebbe anche chiamarsi laboratorio di logi, di giochi o anche laboratorio di risoluzione di problemi con determinate però caratteristiche. Da sempre gli insegnanti lamentano in ogni ordine e grado di scuola, ma soprattutto nelle classi del nostro ordine di scuola, grande difficoltà nel risolvere i problemi da parte degli alunni. Penso che in tutte le riunioni di materia o di dipartimento si rifletta su questo dato di fatto e si cerchino strategie per poter superare questo tipo di problema. Le motivazioni penso siano molteplici. Sicuramente difficoltà a comprendere i testi dei problemi. Queste difficoltà spesso sembrano causate da lettura selettiva o da richiami a schemi in cui è organizzata la conoscenza enciclopedica. Schemi che favoriscono i procedimenti meccanici, ma che spesso ostacolano la corretta comprensione dei significati. I ragazzi spesso hanno difficoltà a prendere iniziativa, a cercare altre strade,
forse anche a causa di perdita di interesse nei confronti dei problemi matematici. Una perdita di interesse che segue alla perdita del senso della matematica. Assistiamo a una sorta di paradosso. È opinione comune che la matematica insegni a ragionare, ma a volte, e soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, questa disciplina rischia di ridursi a un puro addestramento, a una serie di procedure ripetute, a regole ripetute, che azzerano nei ragazzi l'interesse e la motivazione ad apprendere. Viene così a perdersi il vero carattere trasversale che una materia come la matematica può e deve costantemente mantenere. Il laboratorio di logica per noi quindi è diventato un'occasione per ripensare e per rivedere questo carattere trasversale. È uno strumento attraverso il quale promuovere e osservare competenze. Il laboratorio è nato quando ancora non si parlava di indicazioni nazionali, ma gli obiettivi che già allora ci eravamo fissati durante la progettazione di questo laboratorio sono perfettamente in linea con le raccomandazioni delle indicazioni nazionali. Dando uno sguardo veloce a queste indicazioni, troviamo come i traguardi a conclusione della scuola secondaria di primo grado siano proprio il riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, spiegare il procedimento seguito mantenendo il controllo sul processo e sui risultati, confrontare procedimenti, produrre argomentazioni, sostenere convinzioni, accettare di cambiare idea e soprattutto, al termine della scuola secondaria di primo grado, l'alunno dovrebbe aver rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e dovrebbe aver capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in situazioni per operare nella realtà. Dando uno sguardo al nostro opt-off, troviamo come il progetto del laboratorio di logica sia rivolto alle classi seconde, venga sviluppato un'ora alla settimana per l'intero anno scolastico e soprattutto come si sottolinea come l'insegnante di matematica debba adottare modalità diverse rispetto alla lezione frontale, facendo in modo che gli alunni diventino autori e artefici della propria conoscenza. Il punto di partenza saranno giochi o situazioni problematiche e gli alunni verranno guidati a ricercare, a proporre soluzioni e ad argomentarle. Tra gli obiettivi troviamo, vabbè, riconoscere e affrontare situazioni problematiche da punti di vista diversi, ipotizzare cammini risolutivi, trasferire conoscenze, acquisire capacità di analisi e di sintesi, migliorare capacità logiche, saper verbalizzare, quindi argomentare la procedura di risoluzione. Sostanza quindi, perché è un laboratorio di logica? Per provare a far matematica ragionando, divertendosi, elaborando strategie da soli, ma più spesso in gruppo, a volte viene utilizzata anche la modalità dell'apprendimento collaborativo, facendo leva su intuizione, creatività, associazione di idee, ma anche voglia di vincere e soprattutto eliminare il discorso dell'applicazione di formule, la matematica senza formule. Prima di mostrare le attività che vengono proposte nel laboratorio di logica, vorrei riflettere su alcune caratteristiche comuni a queste attività. Le attività sono molto varie, lasciano ampia libertà di scelta alla fantasia e alla creatività degli insegnanti e vengono progettate in base alle caratteristiche della classe. Presentano però una caratteristica comune. Cercano di uscire dagli schemi delle normali attività che vengono proposte durante le attività curricolari. Le attività diventano giochi, sfide, ricerca di strategie. Questo perché, come afferma Raffaella Manara nel testo La matematica e la realtà,
Le attività che escono dagli schemi della scuola possono rivelarsi preziose occasioni di rottura rispetto a quello che i ragazzi si aspettano e possono essere utilizzate con successo in percorsi di recupero ma anche di potenziamento, oppure per sbloccare difficoltà specifiche. Il gioco diventa una delle forme di apprendimento privilegiate durante il laboratorio di logica. Il gioco perché rappresenta una particolare modalità di comprensione e rielaborazione della realtà. L'agire in modo strategico, tipico del gioco, implica mettere in atto la prefigurazione mentale delle proprie azioni e delle loro possibili conseguenze. Ecco perché viene utilizzato intenzionalmente con una funzione di insegnamento e scelto come strumento didattico educativo. Durante il laboratorio di logica si ragiona giocando e si gioca ragionando, tenendo presente che un gioco è intelligente quando richiede una posizione attiva che si basi sull'osservazione, sulla riflessione e sull'associazione di idee. Durante il laboratorio di logica viene anche rivalutato l'aspetto della competizione, perché questa stimola ad orientare efficacemente le proprie decisioni e a mettere in azione tutte le caratteristiche del pensiero strategico. Quindi le attività proposte durante il laboratorio devono cercare di spezzare il circolo vizioso regola-applicazione, problema schema risolutivo che avvilisce l'apprendimento matematico ad addestramento, a vantaggio di elementi di intuizione, creatività, prefigurazione e anche divertimento. In realtà tutte queste sono caratteristiche che non dovrebbero mai mancare in nessuna delle nostre attività che svolgiamo anche durante le ore curricolari di matematica. Vorrei sottolineare come il laboratorio favorisca percorsi di inclusione. La mia classe seconda, ad esempio, l'anno scorso contava ben 26 alunni, di cui 3 di VA, 2 di SA, 4 BES, 3 alunni ripetenti con significative problematiche comportamentali. Posso dire che proprio questi alunni hanno trovato ampi spazi di azione durante il laboratorio, recuperando motivazione e interesse. Passiamo ad elencare alcune delle attività proposte. Questi sono solo degli esempi. Se poi qualcuno è più curioso e vuole entrare nei dettagli, sarò a disposizione durante sempre la chat online. Le griglie logiche, Sudoku, Futoshiki e grattacieli, si possono reperire online oppure ci sono riviste dedicate. Durante queste attività i ragazzi vengono invitati a formulare e a condividere prima di tutto le regole del gioco. Poi devono formulare possibili strategie, argomentare relativamente alle motivazioni che portano a una scelta e alle conseguenze che questa scelta provoca, produce. A seconda delle caratteristiche della classe si possono scegliere varie modalità di lavoro, dalla discussione collettiva ai lavori di tutoraggio tra pari oppure lavori di gruppo. I giochi della settimana enigmistica risultano particolarmente indicati nelle classi molto eterogenee, dove sono presenti anche alunni con gravi difficoltà cognitive. Questo perché si possono scegliere vari livelli di difficoltà e davvero tutti hanno la possibilità di mettersi in gioco. E altre attività possono riferirsi a problemi di gare matematiche oppure alla costruzione di origami. In particolare, attraverso gli origami si può simulare la capacità di osservazione, favorire l'intuito spaziale. Attraverso queste attività è possibile esplorare, addirittura scoprire proprietà delle figure e anche affrontare
significative questioni di geometria dello spazio, scoprendo proprietà inaspettate. Questo invece è un esempio di problema proposto attraverso il metodo analogico. Come potete vedere, non è presente il testo del problema, o meglio, il testo del problema è rappresentato da un disegno, da alcune immagini, da uguaglianze i cui argomenti sono delle immagini. L'unico testo presente è la domanda: quanti triangoli? Il problema proposto attraverso il metodo analogico aggira la complessità della formulazione linguistica. L'alunno viene portato a vedere, non a leggere il problema, e a risolverlo attraverso un accostamento percettivo e intuitivo. Questo sicuramente facilita i processi di comprensione ed è particolarmente adatto per i ragazzi, con disturbi specifici. Questi due problemi sono invece testi di problemi aperti. Fanno parte di un percorso svolto l'anno scorso all'interno del laboratorio di logica in collaborazione con una laureanda coordinata dal professor Antonini dell'Università di Pavia. Anche per questa attività, se volete qualche informazione in più, nella chat ve la potrò fornire. Si tratta di due problemi aperti, vicini a situazioni reali in cui gli alunni possono immedesimarsi. Per formulare una proposta di soluzione e per argomentarla come richiesto dal problema non sono necessarie conoscenze matematiche particolari. E il problema non suggerisce l'uso di particolari strumenti matematici. Questo permette di focalizzare l'attenzione sulla scelta degli strumenti, che è completamente a carico degli alunni. Si sottolinea anche in questo caso l'importanza della giustificazione delle scelte da parte degli alunni. Questa attività è stata proposta secondo una modalità di lavoro di gruppo attraverso l'apprendimento collaborativo. Attraverso lavori di questo tipo, gli alunni vengono invitati a formulare ipotesi, a controllare le conseguenze, quindi invitati a progettare, sperimentare, discutere, argomentare, negoziare e costruire significati. Gli alunni vengono stimolati a prendere decisioni, a cercare di renderle esplicite. Producono argomentazioni a sostegno delle scelte effettuate, ma anche cambiano punti di vista, comprendono le argomentazioni altrui al fine di controargomentare e di attivare proposte condivise. Queste attività permettono di costruire modelli matematici, seppur semplici, modelli matematici che consentono poi di derivare conseguenze, valutare l'adeguatezza delle soluzioni fornite dal modello ed eventualmente validare o invalidare il modello stesso. Un altro esempio che vorrei mostrare riguarda la proposta del gioco La corsa 20 di Brousseau. Per questa attività ho preso spunto da un intervento del professor Marco Licalzi dell'Università di Venezia. L'intervento è effettuato durante il convegno Unicim nell'ottobre 2016 a Pavia. Durante la conferenza il professor Licalzi ha presentato, nell'ambito di una riflessione più ampia relativa alla teoria dei giochi, alcuni giochi di pura abilità e il loro ruolo nella costruzione del pensiero strategico. Ci sono diversi giochi di pura abilità, i più comuni sono il tris, ma anche la dama e gli scacchi. Sono tutti giochi per i quali esiste una strategia perfetta. Una strategia perfetta, cioè una strategia adottando la quale
si vince o male che vada, si arriva alla patta. Per la maggior parte di essi è molto complicato individuare tale strategia, però per alcuni ci si può provare. Uno di questi giochi è rappresentato proprio dalla corsa 20 di Brousseau, formulato così. Ci sono 21 bandiere, a turno una delle due squadre prende da una a tre bandiere, vince chi prende l'ultima bandiera. Io ho presentato il gioco ai ragazzi, l'abbiamo modificato sostituendo le bandiere con delle pedine della dama e ho invitato i ragazzi a giocare a coppie, alternandosi nell'iniziare la partita. Io giravo tra i banchi osservando il lavoro degli alunni e subito ho capito che qualcuno già stava usando delle strategie per poter vincere. Ma è stato sorprendente osservare come proprio uno degli alunni di VA a un certo punto abbia espresso la sua strategia. Basta lasciare al mio amico 4 monete e io vinco. A questo punto ho interrotto il gioco e insieme con i ragazzi abbiamo ricostruito quella che poi si rivela la strategia perfetta. Utilizzando il metodo indicato dal professor Licalzi, ossia il metodo dell'induzione retrograda. In che cosa consiste questo metodo? In realtà basta ricostruire la partita a rovescio. Se al mio turno restano 1, 2, 3 monete ho vinto. Quindi non bisogna mai lasciare l'avversario con 1, 2, 3 monete. Al contrario, se ci sono 4 monete e tocca me muovere, ho comunque perso. Quindi è utile lasciare l'avversario con 4 monete, 4 pedine. Infatti le 4 pedine portano poi posizione successiva di 1, 2 o 3 monete, quindi alla vittoria di chi deve giocare successivamente. Indicando in rosso il numero delle pedine o delle monete che sostanzialmente fanno perdere e in blu quelle che danno la vittoria, si può facilmente capire che per poter vincere basta lasciare l'avversario in rosso e quindi lasciarlo sempre con un numero di monete o di pedine pari multiplo di 4. In particolare, se si gioca con 21 monete e si gioca per primi, basta all'inizio della partita prendere una moneta e comportarsi poi di conseguenza per essere sicuri di avere la vittoria in tasca. Ai ragazzi è piaciuto particolarmente, non tanto il gioco, era un gioco che conoscevano, ma è piaciuto come ricostruire la strategia. E così si sono cimentati poi anche nella costruzione di un'applicazione fatta con Scratch che simulasse proprio il gioco della corsa a 20. Hanno proposto poi il gioco ai compagni delle altre classi durante l'attività dei mercatini natalizi. Un'altra attività che vorrei mostrare è quella proposta all'inizio di quest'anno relativa all'introduzione del concetto di funzione. Anche questa attività è stata realizzata in collaborazione con una laureanda dell'Università di Pavia, sempre coordinata dal professor Antonini. In questo caso i ragazzi sono stati invitati ad esplorare alcuni file realizzati con il software GeoGebra, file simili a quelli che vi mostro. Questo è uno dei primi file mostrati ai ragazzi. Semplicemente veniva chiesto loro di descrivere la situazione. I file erano stati ovviamente creati ad hoc. In questo caso i ragazzi potevano osservare che una delle due stanghette poteva muoversi, l'altra non poteva muoversi.
e muovendo una delle stanghette, la seconda stanghetta si muoveva di conseguenza. Questo è uno dei primi file che sono stati mostrati. Un secondo file, potrebbe essere questo il settimo, l'ottavo, per cui di mezzo poi c'è tutta una costruzione graduale, chiedeva ai ragazzi questo. La seguente situazione descrive come è variata in un arco di tempo di 48 ore la percentuale di carica della batteria di un cellulare al variare del tempo. Prova a raccontare cosa è successo in queste 24 ore. Ovviamente non si muove il trattino della carica, si muove il trattino del tempo, di conseguenza quello che rappresenta la carica del cellulare. Questa attività partiva da da file da esplorare molto semplici fino ad analizzare gradualmente situazioni più complesse. Anche in questo caso le osservazioni dei ragazzi sono state sorprendenti e attraverso un'attività che loro prima di tutto hanno considerato ludica e varia, è stato possibile introdurre i concetti di variabile dipendente, di dominio e codominio. I ragazzi hanno imparato in modo molto naturale a realizzare grafici. Ancora una volta hanno costruito un pezzo di matematica argomentando, negoziando e costruendo significati che, seppur parziali, rappresentano solide basi da cui partire per costruire nuove conoscenze. Cosa osservare e valutare durante il laboratorio di logica? Vorrei condividere anche alcune considerazioni relative al problema della valutazione di questo tipo di attività. Durante i primi anni, il laboratorio di logica veniva valutato come una qualsiasi altra materia curricolare. Venivano quindi proposte verifiche. E nel documento di valutazione compariva un voto espresso in decimi proprio relativo al laboratorio di informatica. Quindi venivano svolte anche verifiche classiche all'interno del laboratorio di informatica, sempre in riferimento alle attività svolte. Negli ultimi anni però il collegio docenti ha optato per una scelta diversa. Considerato il carattere fortemente trasversale del laboratorio, si è deciso di eliminare il voto di laboratorio dalle valutazioni quadrimestrali. Il laboratorio rimane però un importante momento per l'osservazione di competenze e quindi abbiamo sostituito alle verifiche, e quindi ai risultati delle verifiche, la compilazione di griglie di valutazione che considerano prima di tutto la capacità di comprensione, l'adattabilità alle situazioni, la collaborazione con gli altri e la capacità di argomentazione. Tutte caratteristiche che è possibile davvero non tanto valutare con una verifica, ma osservare durante queste attività di gruppo, attività in cui i ragazzi sono stimolati a costruire conoscenze e ad argomentarle. Queste griglie di valutazione contribuiscono a creare una storia degli alunni e assieme ad altri elementi raccolti dal consiglio di classe, soprattutto anche in altre attività laboratoriali, vengono utilizzate per la compilazione della certificazione delle competenze a fine ciclo. Queste griglie vengono compilate dall'insegnante, ma spesso vengono anche condivise con gli alunni attraverso una sorta di autovalutazione. In questo modo si raggiunge, secondo noi, un duplice obiettivo. Si stacca l'apprendimento dal discorso del successo nella verifica, dall'ansia di prestazione. I ragazzi si sentono più liberi davanti alle attività, non hanno paura di sbagliare. Dall'altro si raccolgono però anche elementi utili per fare in modo che la certificazione delle competenze
non diventi un puro atto formale, ma si basi su riscontri concreti diluiti nel tempo e raccolti durante tutti i 3 anni della scuola secondaria. Un bilancio. Il laboratorio di logica permette e ha permesso e continua a permettere ai docenti di ripensare a come fare matematica, soprattutto nel nostro ordine di scuola. Stimola ad un continuo aggiornamento, perché noi insegnanti siamo portati a cercare sempre nuove attività. Stimola a non far sempre le stesse cose e nello stesso modo, a sperimentare nuove metodologie e a esercitare la fantasia e la nostra creatività, ma anche a guardare gli alunni da altri punti di vista. Per gli alunni è un'importante occasione per sperimentare varie modalità di lavoro, in particolare di gruppo, primo fra tutti l'apprendimento collaborativo o anche il tutoraggio tra pari. Fare matematica senza quasi rendersene conto. Anche per loro esercitare la propria fantasia e creatività in modo molto libero. Scoprire abilità inaspettate. Divertirsi facendo matematica. Vi ringrazio e se volete possiamo sentirci nella chat. Buonasera a tutti.